Ma ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo di Dupe. Economici di profumi costosissimi e quindi ho detto dai, proviamoli. Uno in questione l'ho scoperto grazie a Cristiana del canale Cristi74, lei è bravissima, descrive bene i profumi e ha menzionato questo qui che è Tesori d'Oriente Hammam, che è il Dupe Cinéma Yves Saint Laurent. Io non l'ho mai avuto Cinema di Salora, però è tantissimo tempo che vorrei acquistarlo, ma nelle profumerie della mia zona non si trova. Quindi quando ho sentito che questo è il Dupe, sono corsa da acqua e sapone. E l'ho trovato e devo dire che è molto molto bello. Come profumo. È un profumo leggermente agrumato e devo dire che non mi dispiace, è anche molto persistente e devo dire che per 3,90 euro è un accessorio grazioso da tenere in borsa per rinfrescarsi e rinfrescare soprattutto gli ambienti quando ce n'è di bisogno. Mentre mi stavo dirigendo da acquasapone, mi è capitato, lo sapete che YouTube vi passa anche video di altre persone, adesso non ricordo nello specifico il canale o la ragazza perché era di passaggio, come si vuol dire, non è un canale che io seguo, e faceva vedere invece dupe maschili. E ho detto, una volta che vado da questo sapore, vedo questo qua. Ciri ha usato per tantissimo tempo Dior Fahrenheit. E la ragazza in questione sosteneva che Tesori d'Oriente, in questa fragranza qui, legno di wakajo e pepe nero, fosse il dupe, o meglio ricordasse Dior Fahrenheit. Così l'ho preso molto contento e l'ho fatto sentire a Ciri, che mi ha detto in palermitano: ma quando mai? Mi ha detto: è un buon profumo da tenere nella borsa della palestra quando si fanno dei viaggi, magari non vuoi portarti il tuo profumo perché può rompersi, può rovinarsi, ma qualsiasi cosa. Mi ha detto è grazioso, quindi a lui è piaciuto. E devo dire che come fragranza maschile non è niente male. Se volete provarli pure voi, costano 3,90 euro, io li ho trovati da questo sapore, però ho visto che in giro li vendono quasi tutti, che Tigotà li abbia una possibilità, dategliela. Per questo qui di Ciri, spruzzato sul giubbotto, sulla sciarpa, buona durata, e devo dire che è carino, mi piace tantissimo. E voi invece, ragazze, che dupe avete da consigliarmi? A me piace tenere in borsa proprio profumi, deoprofumi, perché mi muovo spesso, viaggio spesso e magari non, di solito quando acquisto tendo ad acquistare 100 ml perché c'è un risparmio, una convenienza maggiore. Quindi, alle volte, se mi viene suggerito da qualche amica o da uno di voi dei dupe, non mi dispiacerebbe prenderli per tenerli in borsa in caso di emergenza. Ho provato qualche volta i profumi di equivalenza, però ho deciso di non prenderne più, ma non perché non siano delle buone profumazioni, ma perché non mi piace la confezione.
Uno è troppo pesante, due tende ad aprirsi in borsa e tre sgocciola. Io ho fatto presente tante volte questa cosa, mi hanno cambiato il tappo, prima mi hanno dato il tappo trasparente, poi mi hanno dato il tappo dorato, non si risolve assolutamente, non so se a voi capita, ma a me mi si apre il profumo nella borsa e poi lo spruzzo è eccessivo e questi profumi di equivalenza a me finiscono neanche nel giro di un mese, quindi qualcosa che non va, cioè, e quindi ho deciso di non utilizzarli, di non prenderne altri perché secondo me a lungo andare non è vero che spendi, mi sembra 8 euro poi per la ricarica, ma se ti finisce ogni mese devi spendere 8 euro, tanto vale che ti compri il 100 ml originale e ti dura molto molto di più. Questa era la mia scoperta di Oop. Ringrazio Cristiana per avermi dato la possibilità almeno di capire Cinema di Saint Laurent che note avesse. Ringrazio tutte voi per aver visto questo video e se volete aiutare a crescere il mio canale, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Ciao!